bersaglio prima che Borgonovo non azzecchi il rendezvous con questa palla. È un bellissimo gol che premia un Milan che ha fatto decisamente di più del Bari. Donadoni è l'ispiratore della seconda rete. Evani piazza il suo micidiale sinistro. Guardate, siamo sul 2-0. E adesso i tifosi rossoneri cominciano a rivedere certe prodezze di un tempo. Donadoni imbrocca l'incrocio su punizione. Evani esplode ancora il sinistro per un 4-0 che non fa dimenticare a Salvemini i meriti del suo Bari. Oggi abbiamo giocato per 70 minuti alla pari del Milan, potevamo andare in vantaggio noi, potevamo andare in vantaggio a Cremona, il Milan ha deciso di spingere e la prodezza di Simone su invito di Rijkaard ha interrotto la pennichella dei tifosi. Insomma, la capolista si è risvegliata di soprassalto ed il Bari ha dovuto rinviare. Ha siglato il gol numero 100 con una magistrale punizione. È stata un'esecuzione degna di uno specialista, ma in realtà il capocannoniere del campionato non aveva mai dedicato le proprie attenzioni ai calci piazzati da fuori area. Il Bari insiste all'attacco e passa in vantaggio nonostante due interventi di Rossi. Segna Tovalieri 1-0 al 19esimo. E Madsen. E dal quinto, su iniziativa di De Ascentis, palla dentro, Costa Curta rischia lo stiramento, ma Osmanowski è lesto, pallonetto e Bari in vantaggio. Terzo gol per il giovane attaccante svedese. Azione, pallonetto, colpo sotto che rivediamo. Attacca il Milan, agguanta il Bari al 41esimo, ancora UEA. Guli, palla sul destro, dentro a cercare Boban, in qualche modo respinge Indiveri e Birov anticipa anche Giorgio Weah ed è il gol dell'1-1, undicesima rete per il cannoniere tedesco. Con il montaggio di Alfonso Lodato, azione e poi soffre di deconcentrazione perché Giorgetti ne approfitta, il pressing è valido, Osmanowski e palla del 2-1, siamo al 34esimo, Bari in vantaggio, rivediamo il pressing di Giorgetti, sinistro. Un secondo controllo e Abbiati e Pellegrino non ha esitazioni, vaganza dal dischetto, 2-2, freddissimo l'ex giocatore del... servito, Barreto in mezzo, arriva la sovrapposizione di Masier, ancora Rivas, si gira, Rivas potrebbe tentare con il destro a giro, Storari, poi la palla lì, Alvarez, Donati la liscia con il sinistro, che si è mangiato il Bari. Non c'è fallo di mano di Donati, l'ha presa con la pancia, poi insiste ancora Pato, grande giocata la sua, Pato all'indietro per Digno, che ha preso Cilè, un miracolo di Cilè. Però c'è la possibilità di ripartire per il Bari, allora dà il vantaggio l'arbitro, è partito Meggiorini, ha dato il pallone a Barreto, 1-1, Barreto si accentra, Barreto, Meggiorini, Storari salva il risultato. Pirlo, cross per Inzaghi, la palla messa fuori da Salvatore Masiello, Ranocchia, Abate, palla gol per il Milan adesso al 33esimo. Ancora Raggi, passaggio sbagliato, parte Robinho e accompagnano l'azione Ibrahimovic e Cassano, sono in tre del Milan contro quattro del Bari. Ibrahimovic, l'1 contro 1 con Glick, Ibrahimovic le finte, che gol Zlatan Ibrahimovic!
Ibrahimovic, 19esimo, stupendo. Ibrahimovic, un'opera d'arte di Ibrahimovic. Non puoi lasciare solo nell'uno contro uno Ibrahimovic. Se, guarda, io vorrei andare subito a bordo campo, d'altronde la prodezza di Ibrahimovic è davanti agli occhi di tutti, ma vorrei tutto sentire... da una palla persa da Romero. Vorrei sentire... andiamo a rivederlo Ventura. Intanto aspetta un attimo, andiamo a vedere. Eccolo. Ibrahimovic contro Glick, vede uno spiraglio, non ci arriva Padelli. Allora sentiamo Stefano Mattei. Sì. È arrabbiatissimo Ventura e Romero ha chiesto scusa alla squadra perché da un suo errore è partito il 3 contro 3 che ha portato al gol di Ibrahimovic. Era un Bari che aveva Ibrahimovic, Cassano ai 20 metri. Il tunnel, Ibrahimovic fermato da Rossi, non è finita. Ambrosini, Oddo, il cross. Il colpo di testa di Cassano, la palla ancora giocabile, Robinho, Merkel, il 2-0, Alexander Merkel, allo scadere del primo tempo, il 2-0 del Milan e un cartellino giallo. Sì. Protestano per un fallo precedente. Per un fallo precedente che secondo, non lo so, io vorrei vedere le azioni perché ho visto il giocatore del Bari che è caduto finire a terra. Poi l'azione è continuata, forse ci voleva anche più attenzione da parte dei giocatori del Bari perché l'azione è continuata per parecchi secondi. Qui Parisi ha il suo da fare, ad allontanare i compagni di squadra, lui da capitano andare a parlare con il signor Ciampi. Si andrà all'intervallo dunque con il doppio vantaggio del Milan. Ecco qui a terra il giocatore Baresi in questo momento, il cross di Oddo. Ecco, vedi, ecco poi... qui c'è attenzione perché... è sospetta la posizione di Robinho. Assolutamente, ci stava anche il fuorigioco di Robinho. Sì. È irregolare la posizione di Robinho. Non so se a questo punto le proteste siano più per il fallo precedente. No, Stefano, è per il fallo precedente. Ha allargato il piede, Ibrahimovic ha allargato il piedino, c'era il fallo sul. E comunque era in fuorigioco Robinho. Dopo magari doppio errore da parte della Ibrahimovic, Merkel, dentro per Robinho, 3-0. Padelli fa 3, Robinho 20esimo, a segno anche il brasiliano. E confermo quello che ho detto nel primo tempo, una delle più belle sorprese di questa prima parte della stagione del Milan è Robinho. Entrerà Andrea Pirlo intanto. Per esatto. Il movimento che fa, per il senso del gol, e ne ha fatti tanti già, per rappresenta un punto di riferimento, non c'è assolutamente fuori gioco. E l'assist di Merkel. L'assist di Merkel.